Una ricerca, per ora unica al mondo, compiuta all'ospedale di Padova in collaborazione con l'università, dimostra come i sintomi di stanchezza lamentati da molte persone che hanno avuto il Covid-19 sono collegati ai danni che la malattia provoca al sistema nervoso periferico e centrale. Lo studio di 132 pazienti sottoposti ad analisi con speciali apparecchiature di nuova generazione capaci di fotografare in pochi istanti il fondo dell'occhio ha rilevato in più del 70% dei casi danni alla cornea e alla retina. Dimostrare che nei soggetti che sono guariti da Covid vi è un interessamento diretto da parte del virus del sistema nervoso e quindi abbiamo aperto, possiamo dire la verità, abbiamo aperto, perché questo è lo studio più importante che esista al mondo in questo momento, la strada alla comprensione delle complicanze croniche, degli effetti cronici del Covid sul sistema nervoso. Ci dimostrano che i nervi della cornea, che è la parte anteriore trasparente dell'occhio, subiscono un danno morfologico, come diciamo noi. Sono nervi malati, non sono più nervi sani, sono nervi, vorrei dire, privi di energia, perché le loro riserve energetiche, che noi possiamo vedere, sono dei piccoli puntini iperriflettenti, si riducono drasticamente. Vuol dire che l'infezione ha attaccato anche questa componente del nostro e dell'organismo di queste persone, e pensate il fatto che senza, come pensiamo, la questione virale attraverso la circolazione, arriva il virus, il sangue. No, la cornea non ha sangue, non ha niente. Vuol dire che il virus è riuscito ad arrivare attraverso i liquidi oculari e ad attaccare direttamente i nervi, quindi può attaccare direttamente, come vi faremo vedere fra pochissimo tempo, anche il sistema nervoso centrale, perché un'altra parte dell'occhio, la retina, analizzata in maniera analoga, ha dimostrato, possiamo anticiparlo, che anche la microcircolazione della retina e quindi del cervello sono state alterate dal virus del Covid. E quindi noi in questa maniera capiamo indirettamente qual è l'attacco indotto dal virus sul nostro sistema nervoso centrale, e quindi to torno a dire tutte queste conseguenze croniche della malattia. Sono permanenti questi sintomi o Quello è quello che stiamo adesso facendo, cioè quello che si dice un lavoro di follow-up. Nello studio non sono stati per ora coinvolti i bambini, che probabilmente rientreranno però in un prossimo step. È un metodo di analisi che precede, per chi segue il paziente diabetico, la diagnosi della neuropatia, precede di moltissimo le metodologie diagnostiche attualmente considerate in uso. E quindi noi ci facciamo forti di questa esperienza. Senta, si può fare qualcosa per prevenire queste conseguenze del Covid? Bisogna No, modificare le linee guida in qualche modo della terapia? non credo.